C'è posta per te inarrestabile, De Filippi chiude con boom gli ascolti. Maria De Filippi, ottimi ascolti per l'ultima puntata di Che è posta per te. Si è conclusa ieri sera la 21esima edizione di Che è posta per te, il People Show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media del 27,85 di share, pari a 5.475.000 di telespettatori. Maria De Filippi si conferma, per l'ennesima volta, regina del sabato sera e della televisione italiana. In onda dal 2000, a Che è posta per te ci si continua ad emozionare, a commuovere, a divertire e ad arrabbiare, però alla fine quello che conta è che ognuno di noi cerca con tutto se stesso ad essere di nuovo felice. Che è posta per te ha sempre mantenuto ottimi gli ascolti, rendendo la trasmissione una dei protagonisti delle sfide degli ascolti del sabato sera con i programmi del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Ieri sera, infatti, Ballando con le stelle è stato nuovamente battuto, nell'anteprima ha registrato il 16,8 di share, mentre nel programma ha conquistato del 18,2 di share, pari a 3.388.000 spettatori. Maria De Filippi saluta il pubblico di Che è posta per te con ascolti record. Che è posta per te ha chiuso i battenti per quest'anno, dopo l'ultima puntata andata in onda ieri sera sabato 31 marzo, 4.510.000 telespettatori pari al 23.4% di share. Maria De Filippi ha avuto la meglio sulla concorrenza, battendo Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli su Rai 1. Tante le storie che hanno fatto emozionare, divertire e discutere su social, oggi, per esempio, la signora Vincenza continua a cercare l'amore. La spumeggiante donna è stata la superstar della prima puntata per ritrovare il suo Carlo, conosciuto 49 anni fa alla fermata dell'autobus. Marinella e Calogero, dopo Che è posta per te, sono riusciti a instaurare di nuovo un forte legame. Questa è stata una delle tante storie che ha fatto molto discutere, papà Calogero, uomo dell'entroterra siciliano. Aveva smesso di parlare con la figlia Marinella a seguito di un colpo di testa della ragazza, dichiarando in puntata che l'avrebbe disonorato. Tante le missive spedite a personaggi famosi nazionali ed internazionali su richiesta dei mittenti, invitati in studio per esaudire desideri e fare sorprese ai protagonisti della storia. Hanno preso parte di quest'ultima edizione, Giulia Michelini, Carlo Conti, Michelle Hunziker, Gerard Butler, Emma, Ilary Blasi, Radia Nainggolan, Alessandro Florenzi, Fedez e Lunga Axe, Irma Almeta e Fabrizio Moro. Francesco Totti, Giorgia, Luca Argentero, Luciana Littizzetto, Belen e Andrea Iannone, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Patrick Dempsey, Paolo Dybala, Geri Scotti, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco.